Damien Hirst per Levis da 10 Corso Como e poi l'opening della mostra Platinum Guild International a Milano fino al 30 novembre e ancora Platino con i suoi poteri energizzanti in una nuova esclusivissima crema presentata da La Prairie. Passiamo poi all'arte con la mostra presso lo spazio Enica e infine l'intervista ad Andrea Rosso, direttore creativo del brand 55 DSL presso il Salone del Motociclo. Da 10 Corso Como, indirizzo cult per gli appassionati di moda e arte, Levis ha presentato la sua nuova collezione in edizione limitata in collaborazione con Damien Hirst, l'artista più quotato nel panorama mondiale dell'arte contemporanea. Come si è svolta questa collaborazione? Avete lavorato in tandem? È partita da voi l'idea? Allora, l'idea è nata, a dire la verità, quando Damien Hirst è venuto a conoscenza di un'operazione che c'era stata con la Andy Warhol Factory, perché anche Andy Warhol precedentemente era un enorme appassionato di 501, che aveva anche riprodotto in una delle sue opere seriali. Venuto a conoscenza di questo ed essendo un appassionato di Levi's, Damien Hirst ha concepito queste opere, utilizza molte cose che appartengono alla sua storia espressiva, alla sua cifra stilistica, c'è il teschio, ci sono le farfalle, c'è lo spin painting e tutto questo è stato portato, democratizzato in qualche modo, portato a essere capo d'abbigliamento, portato a essere utilizzato dalle persone. Levi's è un brand con dei valori che non sono solo radicati nella storia, nelle teste dei cuori dei consumatori, ma sono anche valori importanti, secondo me particolarmente in questo momento. Un brand come Levi's è veramente molto affine a quello che è lo spirito dei consumatori e a quello che la gente alla fine ricerca. Ripeto, un portato valoriale molto importante. Alla Triennale di Milano, 23 piedi in platino, realizzati dai maestri del design, della moda e del gioiello, diventano vere opere d'arte, tutte rigorosamente made in Italy. La Fede di Platino è stato un tema di progetto molto interessante, un confine tra moda, arte e design, ma anche tra antropologia e simbolismo. Pensavamo che le fedi dei designer fossero dedicate per esempio alla struttura, per esempio alla quella che era la forma della fede, così come ci aspettavamo dagli stilisti invece un lavoro sulla superficie, e invece dai designer del gioiello pensavamo venisse fuori un lavoro sulla materia. Così non è stato, questo è stato uno degli elementi di sorpresa, perché gli ambiti, seppure così distinti a livello teorico, invece si sono contaminati soprattutto nel considerare l'unione come un tema di progetto. Why platinum is the symbol of love? Platinum is the ultimate precious metal. It's been around since the Egyptian times. It has fantastic, unique qualities, and its pure, rare, eternal intrinsic values perfectly complement love. Quali saranno i vostri piani per il futuro? Noi da 30 anni lavoriamo su questo segmento di comunicazione che è proprio il momento del matrimonio. E per noi rimane sicuramente il segmento cuore delle nostre strategie. Non a caso questa mostra reinterpreta in qualche modo quello che è stato passato, che è presente, ma che sicuramente sarà anche futuro del nostro modo di vivere. In fondo parliamo di un'occasione che fa parte della vita di ognuno. Sposarsi sembra, non è così normale, ma è proprio un momento eccezionale dove ci si vuole il suo gioiello eccezionale. Restiamo in tema di platino, il metallo più raro e prezioso e quindi il più desiderato, che diventa ingrediente chiave nella più esclusiva delle creme appena presentata dal brand di cosmetica svizzero La Prairie. Qual è la particolarità di questa crema e qual è il significato di questo evento?
Ma questa crema è una delle migliori creme nel mondo contro l'invecchiamento. Come mai? Perché utilizziamo il platino. Il platino è il metallo più raro del mondo, è unico. E il platino che cosa fa in una crema? Ricrea l'equilibrio elettrico nella pelle. Il platino, infatti, non so se lo sapete, è arrivato dalle stelle 2000 anni fa, è così il metallo più raro del mondo, è arrivato in una doccia di meteoriti. Che piani avete per il futuro, per l'Italia o in generale? Sempre la crescita. Infatti noi abbiamo una visione di raddoppiare il nostro fatturato ogni 5 anni e siamo sulla giusta strada. Sono leader nelle cappe da cucina, sono quotati in borsa e hanno appena aperto uno spazio a Milano. Parliamo di Elica, l'azienda marchigiana che si lega sempre più all'arte grazie alla fondazione dedicata alla memoria di Ermanno Casoli, grande appassionato d'arte e fondatore del brand. Come nasce questa fondazione e quali sono i suoi obiettivi? Nasce chiaramente 11 anni fa, il premio Ermanno Casoli, la fondazione 2 anni fa, per ricordare mio padre. Mio padre è stato un imprenditore, ha amato l'arte, lo faceva in maniera chiaramente dilettante, però penso che questo sia un buon modo, sano, e soprattutto che dà anche la possibilità di far capire qual è lo spirito dell'azienda, che è quello sempre di cercare il bello. Because you held me tight. Quanto è importante portare l'arte in azienda? Portare l'arte in azienda per noi è stato importantissimo per due ragioni. La prima sicuramente per la reputazione, un'azienda è fatta di uomini, è fatta sicuramente di prodotti, ma è fatta soprattutto di reputazione. Io ritengo che l'arte ci ha aiutato a farci conoscere e a darci un certo tipo di reputazione che sta funzionando. La seconda motivazione è quella appunto di aver inquinato i nostri dipendenti con idee nuove, ci ha dato la possibilità di metterci in gioco. E questo qui per un'azienda è molto importante, rimettersi in gioco, non dare per scontato che quello che facevi ieri andava bene. L'arte è questo, l'arte è cercare di trovare nuove soluzioni ogni giorno. In azienda dobbiamo cercare di fare così e quindi mettere insieme l'arte e l'azienda può nient'altro che portare bene. Abbiamo incontrato Andrea Rosso, figlio del fondatore di Diesel, alla guida del brand 55 DSL. Al Salone del Motociclo ci ha presentato la prima linea di abbigliamento cross 55 DSL Forazzo Limited Edition. Com'è nata la collaborazione con Axo Sport? Ma è nata ancora in California tramite un contatto che avevamo avuto tramite il nostro agente. Abbiamo fatto un brunch insieme e abbiamo detto, beh, perché no, si potrebbe fare qualcosa insieme, visto che a livello di lifestyle e target consumer siamo molto vicini. È venuto fuori una collaborazione veramente interessante, un progetto che coinvolge una parte tecnica, una parte diciamo grafica, creativa, e la combinazione dei due ha fatto saltare fuori un bel casco con una bella grafica che riflette uno stile fumettistico degli anni 70 di Formula 1 e diciamo la tuta con i pantaloni e la maglia in jersey, e a completare tutto c'è anche lo stivale e il guanto. La collezione verrà supportata anche da una campagna pubblicitaria? Sì, la campagna pubblicitaria è stata anch'essa oggetto di collaborazione con 55 DSL. Loro hanno creato per noi una campagna ad hoc che stiamo pianificando ormai da un paio di mesi su tutte le principali testate di settore. Per questa puntata è tutto. Volete scriverci? tv@panbianco.com